Le basi scientifiche della rigenerazione sulle quali si definisce il progetto del gruppo d'azione locale sono state poste da studi già effettuati del Cilento Interno e su ricerche ancora in corso, dallo studio sul turismo rigenerativo alla ricerca applicata del progetto La Valle delle Favole nel comune di Valle dell'Angelo. Questo è un tema che sia sul versante scientifico che sul versante istituzionale ci impegna da almeno un decennio. Nel senso che noi siamo profondamente convinti che tra lo sviluppo psicologico, in particolare dei bambini, e l'habitat urbano esiste una interconnessione molto intima e molto forte. I bambini che vivono nelle grandi realtà urbane vivono in ambienti protetti, in scatole chiuse che ne imbrigliano lo sviluppo, che ne imbrigliano una crescita sana. E allorquando questi bimbi vengono a contatto con la realtà di tutti i giorni, con la realtà quotidiana, con il mondo reale, impattano e fanno un disturbo psichiatrico. Questo è ormai un dato sempre più acclarato in letteratura, è un dato sempre più certo. Questo scollamento tra il mondo virtuale, tra questa virtualizzazione pervasiva. I bambini vedono la televisione, vedono immagini e contesti virtuali, stanno al computer e vivono situazioni virtuali, stanno in ambienti protetti gestiti dagli adulti e vivono situazioni irreali. Nel momento in cui transitano nel mondo reale, trasecolano e ci fanno disturbi mentali anche molto gravi che ne possono inficiare lo sviluppo. Questo è un patrimonio di conoscenza ormai acquisito nel mondo scientifico, ma è anche un nostro patrimonio di conoscenza sul quale circa un decennio fa abbiamo creato un'iniziativa che si chiama La Valle delle Favole, un'iniziativa che immagina di portare i bambini dalle grandi città metropolitane nelle piccole realtà, dove i bambini a contatto con il mondo reale, a contatto con la gente, nella condizione di poter esplorare e fruire del territorio, si riappropriano di un senso di realtà. Questa riappropriazione del senso di realtà li mette nella condizione di crescere forti sul versante psicologico, sul versante cognitivo, e di proteggersi rispetto a quelle che sono le insidie di un habitat urbano metropolitano che minaccia in maniera sempre più forte e sempre più significativa il loro sviluppo. Da questo trae origine l'idea e il tema prevalente anche di questo GAL. Su questi concetti e su questi principi noi andremo a costruire un'ipotesi di sviluppo diversa. È naturale che i danni da urbanesimo, i danni da virtualizzazione pervasiva non interessano soltanto i minori, interessano in maniera particolare i minori che sono i più influenzabili, ma interessano anche il mondo degli adulti. Questa vita stressata da ritmi scanditi in maniera violenta determina disturbo nella vita anche dell'uomo adulto, ed ecco che allora le piccole realtà dove il paesaggio è eccellente, dove i ritmi di vita sono alla portata di tutti, sono naturali, rappresenta il luogo ideale dove trasferire queste popolazioni stressate dal fenomeno dell'urbanesimo, stressate da condizioni di vita ormai soffocanti e non più gestibili. Su questo noi possiamo costruire, su questo tema della qualità della vita, possiamo costruire una prospettiva economica e turistica per questo territorio. Ne abbiamo le potenzialità, ne abbiamo la forza e ne abbiamo le capacità. Sono certo che nel giro di qualche anno quella che oggi è un'ipotesi sarà una realtà anche economica e di rilancio per la nostra area.